Amici di Inter, fan TV, cuori forti, fortissimi, nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli alle nostre videopagelle Inter capolista, finalmente lo possiamo dire, Inter a 50 punti, Milan a 49, scavalcati proprio prima del derby ed è il weekend un po' alla Peppino Prisco, no? Lui diceva il weekend perfetto, all'epoca era la domenica perfetta, Inter che vince, Juventus che perde. Milan che perde e sono successe tutte e tre le cose in questo weekend e quindi anche la Juventus adesso è a 8 punti anche se con una partita in meno e la Roma scavalca la Juventus con una partita in più a 43. Ma andiamo alla nostra di partita, un Inter che ha vinto da grande squadra con la Lazio, un 3-1 senza discussione, quando c'è stato da soffrire ha sofferto, si è riaperto a un certo punto al 61esimo per un gol anche abbastanza casuale della Lazio su un tiro di Milinkovic-Savic, la punizione di Milinkovic-Savic, la deviazione di Escalante. Non so lì se Handanovic probabilmente spiazzato dalla deviazione, magari un po' più velocemente, non so se avrebbe potuto fare qualcosa di meglio. Difficile comunque, però poi tante tante le note positive anche dallo stesso Handanovic, a partire dallo stesso Handanovic nel primo tempo nel far ripartire l'azione, anche se a volte si va sempre troppo a girare all'indietro, qualche volta anche però l'Inter oggi è andata con il lancio lungo, nel primo tempo già in vantaggio per un calcio di rigore, bella l'azione Eriksen su Lukaku che la dà a Lautaro e poi il fallo di Head, inutile proteste, mi fa un po' sorridere, anzi più che sorridere Inzaghi alla fine della partita quando dice stavamo dominando la partita, poi c'è stato questo rigore, ho dovuto convincere i ragazzi alla fine del primo tempo che si possono anche dare, anche se l'arbitro è andato troppo deciso e quel rigore poi cambia la partita. Ragazzi, il rigore è netto. Andate a vedere il replay: prende il polpaccio di Lautaro, prima ancora poi di prendere pallone, giocatore, ma c'è ancora prima il tocco, il colpo su Lautaro che lo fa cadere con la gamba destra appunto di Höd. Poi ancora Eriksen che nei primi minuti finalmente titolare da mezzala. In un ruolo a lui sicuramente più congeniale rispetto a quello da regista davanti alla difesa, è andato a servire diversi palloni interessanti, uno a Brozovic dal fondo, da sinistra, in orizzontale, così come una verticalizzazione a Lautaro e poi lo stesso pallone proprio del gol su Lukaku. Insomma, un ottimo Eriksen nel primo tempo, anche se lui può fare di più, a volte è andato a calciare in maniera non come ci ha fatto vedere tante altre volte nella sua carriera. Oggi era San Valentino, il suo compleanno, 29 anni e quindi ben venga, come ha detto anche Conte alla fine della partita, dopo un anno di lavoro, è più tranquillo anche il mister perché ha un giocatore in più. Anzi, io direi due giocatori in più perché ottima la partita di Perisic su Lazzari. Qualcuno diceva se mette Eriksen non mette Perisic perché poi è troppo sbilanciata e invece no, non è stata sbilanciata. Tra l'altro Milinkovic-Savic dalla parte di Eriksen spesso andava anche Bastoni stesso con la sua fisicità a marcare anche gli inserimenti di Milinkovic-Savic. Un De Vrij molto molto positivo, la Lazio davanti non dico che è stata innocua perché comunque è una squadra sempre pericolosa, però l'Inter ha difeso molto bene, peccato davvero solo per il gol subito. Sono 24, ma adesso sono 54 i gol fatti con questi tre gol. Il rigore di Lukaku ancora a segno sul calcio di rigore, e poi anche il raddoppio su questo flipper, palla che che va a lui quasi involontariamente, ma alla fine è tenuto in gioco e quindi regolarissimo il secondo gol dell'Inter al 45esimo, anche perché oggi con il VAR non è che si può scappare, l'hanno controllato ed era gol. Poi questo 2-1 al 61esimo e poi al 64esimo, bella palla recuperata da Brozovic, il contropiede Lukaku che supera in velocità, solita azione da football, da giocatore di football americano, Parolo che era entrato al posto di Ed ammonito, l'assist per Lautaro e torna la Lula a splendere in questo 14 di febbraio, quindi arriva a 16, aggancia Cristiano Ronaldo, Lukaku, così come Lautaro va a 11, 16 più 11, 27, esattamente il 50% dei gol dell'Inter che guida la classifica dei gol fatti a 54. Abbiamo detto poi 24 gol subiti, quindi anche prima per differenza reti a più 30, prima finalmente anche in classifica sul Milan a 49 e tanti interisti, non solo oggi c'era veramente gufavano da dovunque, ovunque, ovunque, milanisti, juventini, tutti.
pro Lazio almeno per il pareggio, evidentemente gli è andata male, ma devo dire che anche tanti interisti che mi hanno scritto da ieri sera mettevano una pressione incredibile: se non vinciamo questa, non pensiamo di poter vincere niente. E oggi si decide il destino del mondo. E se non vinciamo questa, non siamo in grado di questa, di quella. Il campionato è lungo, ragazzi. Siamo alla terza giornata di ritorno. Adesso c'è un derby finalmente da preparare con la settimana tipo, perché non ci sono partite infrasettimanali. Ricominciano le coppe europee. Questa deve essere anche una forza. È stata una grande lacuna della stagione dell'Inter, ma si deve trasformare in una forza. I voti dei singoli, Handanovic gli do 6,5. È una bella uscita anche nel primo tempo, forse è l'unica occasione in cui Lazzari se n'è andato, ma non per colpe di Perisic. C'è stata una bella verticalizzazione della Lazio. Handanovic comunque 6,5. In difesa do 6,5 anche a Skriniar, che ha fatto nel primo tempo un salvataggio che non dico equivale quasi a un gol, perché ha tolto comunque un giocatore della Lazio dalla posizione favorevolissima per calciare, anticipandolo. Però gli do 6,5, non 7, perché 4-5 volte già anche nei primi minuti, ma poi sono diventati anche di più, appoggi in fase propositiva sbagliati, e sono lì, può migliorare, perché in fase difensiva è tornato il muro che abbiamo apprezzato già dal primo anno di Inter. Quindi molto bene Skriniar in fase difensiva, in fase propositiva può crescere. 7 per De Vrij, molto bene, così come per Bastoni. Questa è l'altra nota positiva della serata: Bastoni, Barella, Brozovic hanno saputo gestire la diffida, quindi non devono saltare la prossima partita, fortunatamente. Quindi Bastoni 7 anche per questo. Bene su Milinkovic, bene sull'attaccante, bene su tutto, bene su tutto, senza anche farsi ammonire. Sono stati ammoniti invece Hakimi e Lukaku, e purtroppo è il quarto cartellino giallo per loro, quindi vanno in diffida adesso. Iniziano a diventare tanti diffidati anche Hakimi e Lukaku. Hakimi ha fatto una partita un po' meno, diciamo, importante di quelle a cui ci ha abituato, così come anche Barella, che anche lui ha dovuto gestire, credo si vedeva un po', credo si vedesse un po' questa cosa di giocare col cartellino, no? Con la diffida sulle spalle. Tra l'altro Conte non ha tolto i diffidati nemmeno a pochi minuti dalla fine. Le ultime tre sostituzioni al 90esimo, i due esterni D'Ambrosio e Darmian al posto dei due esterni, più Pinamonti al posto di Lukaku quando ormai la partita era finita, ma i diffidati in campo fino al 93esimo. Poi gli altri due cambi sono stati Sanchez per Lautaro a 12 minuti dalla fine e poi Gagliardini per Eriksen al 72esimo. Quindi Hakimi e Barella io gli do comunque un 6,5, perché è vero che da quella parte l'Inter di solito sfonda sempre molto molto di più, però hanno fatto il loro. Ripeto, Hakimi, sì, è vero, questa punizione, l'ammonizione, poi nasce anche il gol da quella punizione, però in tante altre occasioni, ecco, diciamo che a volte ho dimenticato il pallone, andava più veloce del pallone, però dà sempre quell'impressione di potersene andare in velocità, e preoccupa sempre chi deve stare attento dalla parte sinistra della squadra avversaria, dalla parte destra dell'Inter. Dall'altra parte, Perisic, gli voglio dare un bel 7, perché come ha detto Conte alla fine della partita, proprio chiesto a Conte su Perisic in conferenza se è un giocatore che ormai può giocare contro qualsiasi tipo di avversario, perché se ha il coraggio di metterlo contro Lazzari e fa una partita molto attenta, difensiva, e Conte ha detto: lui, secondo me, non sa nemmeno di poter i suoi limiti, anche se ha 32 anni, però può diventare veramente un giocatore anche in quel ruolo, ma che fa fase difensiva e fa fase offensiva, proprio perché ha grandi capacità atletiche. Non ha mai avuto nella carriera la continuità. Chissà che adesso con un martello come Conte possa anche recuperare quella, o avere quella. Mentre su Eriksen mi fa un po' più sorridere il discorso di Conte: dice, abbiamo lavorato, adesso ha una gamba con un grip maggiore. Alla fine, diciamo che va bene tatticamente, ti devi calare in una realtà. L'ambientamento, come ha detto Conte, la lingua, l'aveva detto anche Lukaku, la lingua è importante, inizi a capire l'italiano, a parlare di più con i compagni, però c'è, cioè, i palloni che come può far girare la manovra e dare anche dei palloni in profondità, anche il tiro, che oggi non c'è stato il tiro pericoloso, le palle inattive pericolose, però non puoi però chiederlo ad altri, cose che lui invece ti può dare. E quindi veramente sono due acquisti, secondo me. Uno ci credo molto di più, Eriksen. L'altro Perisic, speriamo, perché tante volte ci siamo illusi. Però ripeto, questo ruolo a tutta fascia, se
la sua lacuna, la fase difensiva la mette a posto, veramente è una risorsa importante. Ricordo che nella rosa dell'Inter sono due tra quelli che guadagnano di più, non è che sono dei giovani da lanciare, sono un 29enne, un 32enne, uno prende 4,5, uno prende 7, sempre per dire che comunque la rosa dell'Inter ha giocatori forti per quanto riguarda la Serie A, il secondo monte ingaggi. Do un bel 7 anche a Brozovic. Fatto partire l'azione del terzo gol, si è un po' il Mr. Crocodile dietro la barriera, stavolta non ha funzionato perché c'era Escalante che era lì troppo staccato dalla barriera e nessuno si è ricordato di stare attento, però Brozovic ha fatto una partita ancora una volta molto molto importante, una partita completa di corsa, di ripartenze, la squadra gira bene intorno a lui, così come ripeto Eriksen che oggi è giocato non da doppio regista, ma proprio da mezzala sinistra, andando spesso anche molto in avanti, all'inizio addirittura a formare un 3-4-3 con Lukaku a destra, Lautaro centrale, Eriksen a sinistra, e nel primo tempo ha fatto molto bene, anche sopra il 7, poi nel secondo è un po' calato, ma comunque ha mantenuto bene la posizione, è uscito al 72esimo, io gli do 7 meno, festeggia bene il suo compleanno, 7 Perisic, 7 Brozovic, 6 mezzo Barella, 6 mezzo Hakimi, davanti la Lula che splende con un grande Lautaro Martinez a livello di corsa, sta bene, si è visto che oggi ha accompagnato anche l'azione del terzo gol fino in fondo e poi l'ha messa dentro, l'11esimo gol, si è procurato il rigore, e comunque il Lautaro, quello propositivo, quello sempre sul pezzo, che corre, rincorre gli avversari, aiuta la squadra, poi è uscito a 12 dalla fine. Gli do un bel 7,5, rigore procurato, gol fatto e Lukaku dice un periodo negativo, poi fa l'assist a Lautaro che poi viene atterrato ed è rigore, segna il 2-0, segna il calcio di rigore e fa l'assist del 3-1 e poi esce al 90esimo, se ci fosse stato il pubblico, standing ovation e quindi un bel 8 anche per lui, così come do... Allora, qui sono un po' indeciso sul voto, anzi no, facciamo prima le riserve. Allora, Sanchez e Gagliardini, ultimi minuti 6, senza voto, D'Ambrosio, Darmian e Pinamonti. Dai, voglio dare un bel 8 anche, anche a Conte. Dicevo, sono indeciso perché sul discorso dei diffidati, meno male che non è arrivato il giallo, però ecco, le ultime tre sostituzioni al 90esimo. Le puoi fare anche un po' prima, no? Un altro po' l'arbitro fischiava la fine e non riuscivano nemmeno a entrare in campo. Va bene, non ci sono le coppe, eccetera. Però anche in ottica futura, l'Inter è una squadra che deve sempre giocare 3 volte a settimana e quest'anno gli capiterà ancora, perché c'è il Parma il 4 marzo, poi ci sono i turni infrasettimanali il 21 aprile e anche il 12 di maggio, le nazionali quando ci sarà la sosta, quindi... perché non ruotare un po' di più? Però questa cosa credo che poco alla volta. Oggi accontentiamoci di una battaglia, cioè quella vinta, quella di Eriksen che può giocare titolare nell'Inter, può giocare tranquillamente, può giocare aggiungerei, così come è un Inter più offensiva, un Inter anche a livello di giocatori offensivi, perché partire con Hakimi, Perisic, Lukaku, Lautaro, lo stesso Eriksen, Barella, Brozovic, comunque difensori come Bastoni e De Vrij che sanno impostare l'azione. Diciamo che è un Inter che ha tutte le carte in regola, non come l'anno scorso che era prima insieme alla Juve a 54 alla quarta di ritorno dopo aver vinto proprio il derby e la Lazio era a 53, poi perse in casa della Lazio e in casa della Juventus. Quest'anno sì, a meno uno dell'anno scorso, 50 rispetto a 51 alla terza di ritorno, ma si presenta in questa seconda parte con... se non vogliamo dire i favori del pronostico, comunque con una squadra solida, completa, è entrato D'Ambrosio, a disposizione anche ricordo Vesino e Sensi adesso, veramente con tutti gli effettivi per inseguire questo grande obiettivo, che non è più un'impresa, un miracolo, un sogno, no, è un obiettivo ed è giusto dirlo, come ha detto anche Conte alla fine della partita, chi gioca nell'Inter, chi lavora per l'Inter, chi allena l'Inter deve ambire ai trofei, alle vittorie, e finalmente l'Inter è tornata lì a poter ambire. L'anno scorso da outsider, quest'anno da
protagonista ancora di più. Ora sono le altre che devono inseguire. Sarà una settimana molto molto bella. Seguitela anche su, vivetela con noi di Interfan TV. Ci saranno appuntamenti speciali proprio perché è la settimana del derby, quindi a partire da Black and Blue Monday Evening alle 18, poi alle 17:30 Interagire, mercoledì e venerdì doppio obiettivo Inter, quindi domani date un occhio al palinsesto, l'Interfanta TV, le video news, e domenica un Forza Ragazzi speciale per seguire. Voglio proprio scelto di seguire con voi Milan-Inter, e speriamo di essere numerosi a confermarci lì dove l'Inter da tanto voleva essere e ora è tornata ad essere, perché al primo posto nel girone di ritorno da sola. L'anno scorso era in compagnia della Juventus alla quarta di ritorno, stavolta da soli, capolisti. Quindi possiamo dire la capolista vola, eccolo il Meazza, il teatro dei sogni, che deve essere ancora il teatro dei nostri sogni per tutta questa stagione e anche di più, ovviamente. Torniamo a prenderci il ruolo di protagonisti, quello che è dei colori nero e azzurro, i colori del cielo e della notte, i colori dell'Inter, i colori della capolista della Serie A. Un caro saluto da Michele Borrelli, qui da San Siro, dal Meazza, e sempre Forza Inter. Ciao 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 a tutti, iscrivetevi al canale e fatelo conoscere ai vostri amici interisti. Forza Inter, ciao ciao ciao!